Onore, onore a questi ragazzi. Grandissima prestazione in Champions dell'Atalanta. Incredibilmente la squadra che ha ipotecato il passaggio di queste prime quattro partite di Champions. Veramente super Atalanta, sono troppo contento. L'avevo dichiarato apertamente, l'ho ridetto anche nel gruppo privato. Avrei giocato l'uno e l'Atalanta, anche se alcuni numeri, per esempio sul mercato asiatico, non lo vedevano in maniera così chiara. È stata veramente una grande serata, sono troppo contento. Bentornato sul canale di Stats4Bets. Era giusto cominciare dando credito alla squadra di Bergamo perché ha fatto veramente una super partita. Cosa vediamo nel video di oggi? Vediamo la giornata 25 del campionato di Serie A. Giornata interessante perché comunque nell'ultimo turno la Lazio ha battuto l'Inter. Quindi c'è in questo momento il testa a testa Juventus-Lazio. Bisogna vedere se l'Inter riparte e si riprende la posizione che in questo momento si è fatta un po' scomoda perché è terza in classifica e la Lazio sta veramente mettendo paura a noi tifosi della Roma. Io ho una posizione particolare perché comunque per assurdo tra le tre sarebbe meglio la Juve ovviamente, ma un minimo non mi dispiacerebbe se vincesse la Lazio. È assurdo da tifoso della Roma, però è un discorso un pochino lungo, un pochino complicato. Comunque ci dobbiamo studiare questa 25esima giornata di campionato. Oggi voglio farlo in maniera leggermente diversa. La 25esima giornata non ha un big match in particolar modo. Voglio strutturarla sempre in due video per non fare un video troppo lungo, però voglio portarti all'interno del superfoglio, non dal tablet come avviene di solito, ma switchare il mio faccione e portarti all'interno del computer, perché comunque il Superfoglio è un software che puoi utilizzare da smartphone e da tablet, e lo vediamo praticamente in tutti i video, ma anche da computer, cosa che invece abbiamo visto quasi raramente nei video di studio della Serie A. Perciò questi due video faccio questa presentazione a faccione e poi invece ti porto all'interno del superfoglio, all'interno del PC, così vediamo anche da PC come funziona lo studio. Ci vediamo alla sigla e poi direttamente all'interno del superfoglio. Sigla. Benissimo, eccoci all'interno del mio computer e soprattutto eccoci all'interno del superfoglio in visualizzazione desktop. Migliori esiti statistici di oggi è vuoto perché sto registrando il video giovedì 20, quindi domani c'è il primo match, quello del Napoli, e oggi c'è semplicemente l'Europa League, quindi molti altri campionati, quantomeno dei principali, di quelli che seguo. Per chi è curioso, magari gli faccio vedere quelli che seguo di solito. Io non li seguo tutti, per esempio non seguo la Serie C, non seguo la Serie C tedesca, B austriaca no, Belgio B no, Brasile B no, Cile no, insomma cerco di mantenermi su campionati. Tutti quelli che vedi non spuntati è perché non li seguo, probabilmente. Se cliccassi Marocco, oggi ci sarebbe qualcosa in Marocco, magari c'è qualcosa in Romania, però i campionati che considero di nazionalità minori io non li seguo, quindi per me oggi il giovedì è solitamente una giornata da no bet, proprio perché non seguo questi campionati minori. Allora, fatto questo piccolo excursus sui campionati che mi piace seguire, andiamo a vederci la Serie A e quindi cominciamo lo studio. Brescia-Napoli, abbiamo detto, è il primo match, si gioca domani sera, c'è l'anticipo al venerdì perché il Napoli troverà poi il Barcellona in Coppa dei Campioni, prossimi video sicuramente dedicati alla Champions League, quindi andiamo a studiare un po'.
Qua dalla configurazione dell'algoritmo Mindbet ci darebbe un ottimo 2, vediamo se si conferma questo ottimo 2 anche nei numeri. Sto scrivendo un articolo, uscirà presumo ormai la prossima settimana, per spiegare come funziona meglio questa parte arancione, che è la parte delle sottofrequenze statistiche. Per esempio, è interessante che la sottofrequenza qui ci consiglia l'over 1,5 e non il 2,5, però verrà spiegato in maniera più approfondita nell'articolo. Allora, ho accennato alla Champions non per caso, perché è vero che il Napoli è favorito in apertura, è favorito nella quota attuale. E la partita è statistica perché ha un abbassamento corretto, quindi tutto bene, però appunto c'è la partita col Barcellona, quindi un minimo di distrazione in una stagione in cui il Napoli sta comunque tentennando, io starei attento a valutarla, non dico da 1x ovviamente, però un esito rischioso potrebbe essere il gol del Brescia, anche perché il Brescia vedremo che non è che se la passa bene, è penultimo a 19 punti, ripeto, Napoli sta cercando di ripartire, ha fatto una vittoria importante a Cagliari, però veniva dalla sconfitta di Lecce, insomma ha vinto in Coppa Italia, qui si parla solo del campionato. Il match col Barcellona diventa veramente uno spartiacque decisivo della stagione e potrebbe portarci a qualche sorpresa. Da questi numeri qui bisogna dire in totale onestà no, perché l'allibramento è coerente con la media del campionato. L'esito 2 ha un buon 62%, anzi un ottimo 62%, la quota è statistica, quindi assolutamente per quello che sono i numeri che possiamo vedere possiamo tranquillamente accendere l'esito 2 con una buona statistica. Sarà da fare attenzione a questa possibilità quantomeno di un gol del Brescia, proprio perché comunque il Napoli a questo impegno veramente decisivo della stagione. Passiamo a Bologna-Udinese. Bologna-Udinese è un match interessante. Il Bologna ha sorpreso con questa sconfitta addirittura 0-3 in casa col Genova. L'Udinese ha strappato un altro buon punto con il Verona. Lo aveva strappato a Brescia, insomma, vabbè, il Brescia, il Bologna, magari questa sconfitta è sorprendente, ma veniva anche da 3 vittorie, no, non ha un campionato problematico il Bologna, insomma, è rimasta un po' così con questa sconfitta, soprattutto dettata, presumo, dalla disperazione del Genoa. E allibramento leggermente più basso, ma quote in condizione assolutamente statistica. È molto equilibrato l'aspetto dei gol, quindi non ci lascia capire molto dal punto di vista delle quote. Il rialzo è poco, però insomma non è proprio chiarissimo. Questo gol a 1,75, il rialzo del 9%, un po' mi sorprende, più che altro perché l'Udinese segna veramente con il contagocce. Se lo andiamo a vedere, ha fatto 20 gol. È incredibile il numero di punti che ha fatto l'Udinese paragonato al numero di gol che fa. Fa 0,83 gol, eppure sta vivendo un campionato comunque tutto sommato, se non tranquillissimo, però è quindicesima a 26 punti, insomma se la sta cavando bene. Dal punto di vista statistico questa mi sembrerebbe un pochino rischioso come esito 1, anche l'algoritmo qui prende abbastanza esiti cautelati, ci consiglia un multigol 1-4 perché comunque le quote sono paritarie. Quando è così paritario il gioco delle quote, sia della quota reale allibrata che della quota vergine, di quella attuale, diventa veramente un terno all'otto. Se vogliamo andare sul tranquillissimo ci metterei il gol home, perché comunque ha un buon 80%. Esito gol addirittura 57, onestamente mi sorprende, andiamo a capire perché con
questi pochi gol che fa l'Udinese, però poi quando gioca fuori casa, cioè in totale ne fa 15 di no gol, però improvvisamente quando gioca fuori casa lo porta al 50% addirittura, quindi fa finire questa statistica ad un no gol 53%, ma da quest'altra parte abbiamo una squadra che segna quasi sempre, ma quasi sempre anche subisce, perché 73% di probabilità esito gol. Non a caso, squadra a cui abbiamo visto segnava poco, ma questa subisce veramente tantissimo, quindi la possibilità che l'Udinese segni c'è, e come, dai numeri del Bologna. Io questo ripeto, super cautelato questo, però che ci venga anche incontro con una buona quota, io mi accenderei una buona statistica sulla 1x. Stiamo facendo dei lavoretti sul software, miglioreremo questo dannato bug del doppio clic per fare indietro, e ci andiamo a vedere Spal Juventus. Altro match che non lascia molto all'immaginazione, molto più anche di quello del Napoli, perché qui addirittura siamo al 63% e la quota è di quelle, per quanto mi riguarda, poco invitanti, perché a 1,36 il segno fisso, per quanto sia praticamente scontato, o va inserito, per come concepisco io il betting, in una multipla con molte squadre, quindi che comunque è difficile il segno fisso pagato così poco. Cioè io rapporto sempre la quota che il bookmaker mi dà per capire se vale quel rischio oppure no. A 1,36 la Juve è ovvio vince, però metti che becchi proprio quella giornata in cui invece non vince, vai a rischiare il segno fisso su un esito pagato molto poco. È questo che non mi piace, è che viene pagato poco, e è strano che il no goal per esempio sia comunque così paritario, quindi allibramento strano, molto basso sul no goal, e quindi mi fa pensare a una ipotetica bombetta sul gol della Spal, che comunque per questa partita offre una possibilità di esito gol al 62%, veramente fuori da ogni immaginazione. Ma andiamo a capirne il motivo. Innanzitutto la Juve viene da un paio di sconfitte nelle ultime 5, certo c'è la Spal che perde qualsiasi match, però perde sempre facendo gol. Vediamo qualche altro dato: nelle ultime 5 ha sempre fatto over e nelle ultime 5 ha sempre fatto gol. Squadra che non segna tantissimo, 0,91, però incontra una Juventus che tanto qualche golletto lo concede quando gioca in trasferta. Ha mantenuto la porta inviolata solo 3 volte in trasferta, mentre la Spal è stata senza segnare, è vero, 10 volte, ma quando gioca in casa solo 3 volte. Quindi ultima in classifica, disperazione totale, magari Juventus anche un minimo più distratta, non lo so. Ci proviamo ad accendere questa bombetta sul gol della Spal in casa. Quando si gioca contro la Juventus sono sempre piccole bombette, perché comunque non è mai facile inquadrare una sconfitta o comunque qualcosa di negativo per la Juve. Fiorentina-Milan è probabilmente il match più interessante della giornata, perché comunque la Fiorentina viene dal super prestazione contro la Samp, ma anche il Milan sta carburando, statistiche abbastanza equilibrate, 32-42, quote in questo momento molto strane, perché addirittura il Milan è vero che è favorito, ma lo aveva aperto a 2,40, ce lo propone a 2,50, quindi sta salendo questa quota. Sulla 1x2 questa mi sembra veramente difficile da analizzare, cerchiamo di analizzarla dal punto di vista dei gol, non troviamo un elemento molto più semplice. Completo, totale l'equilibrio, addirittura con la quota reale allibrata, anche non è facile vedere la quota reale allibrata che prende esattamente la quota che ci offre il book.
Anche in questo caso, apertura 1,67, leggero rialzo a 1,70, ma super equilibrio. Lui in maniera corretta si cautela con un multigol 1,4 perché il gol ci sta, ma non si sa fino a quanto arriva questa probabilità di altri gol. Dai numeri che abbiamo visto, dalle quote che abbiamo visto, è difficile immaginarlo. Dobbiamo cercare qualcosa che ci aiuti qui all'interno. Il Milan tendenzialmente favorisce un po' di più il no goal, mentre la Fiorentina il goal. Sono tutti dati veramente molto, molto equilibrati da analizzare. Sono due squadre che proprio per questo motivo, adesso che ci penso, mi potrebbero far pensare a questo. Un'altra bombetta, quindi esito non facile, piccolo rischio, ma una X primo tempo. C'è un tale equilibrio che si può, secondo me, provare la X primo tempo. Per questo video ci analizziamo ancora solo Genoa-Lazio, poi faremo un altro video per evitare di sovraccaricarlo, chiamiamolo così, il video, di farlo troppo lungo. Lazio che continua questa incredibile corsa per lo scudetto. Lo fa con diversi elementi a favore di questa vittoria, il fatto che sia una scala pura, quindi che sia il bookmaker che la quota reale allibrata vedono questo allineamento di esito 2 come più probabile, X come seconda chance, esito 1 come ultima opzione, la meno probabile. Allibramento è in linea, quindi questo esito 2 effettivamente allo stato attuale ci sta. Io però penso che la Lazio non possa continuare a vincere in questa maniera, cioè dovrà avere qualche altro passetto falso, e quindi per stare più tranquillo me la metto sulla X2. Però onestamente sarebbe un esito 2 che potrebbe valer la pena analizzare e giocare perché ce ne sono le potenzialità. Il Genoa, visto contro il Bologna, ci consiglia un minimo di attenzione in più. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video in cui analizzeremo le partite restanti che uscirà domani. Buona serata e ci rivediamo in video. Benissimo, queste erano tutte le prime 5 partite del 25° turno del campionato di Serie A. Ogni tanto mi perdo i numeri. Ci vediamo nel prossimo video in cui analizziamo le restanti 5 partite. Al prossimo video.